Io direi che possiamo iniziare la relazione perché siamo la discussione. Quindi forse chiederei a Bene, abbiamo le Filomena e a danze, Mirko diciamo, di ecco. venire e cercare di fare una beretta, Penso che vai. diciamo, le questioni sollevate sono moltissime. Abbiamo un po' di tempo, ci abbiamo recuperato. Non so, io se volete posso iniziare facendo io un po' il provocatore, moderatore. Ho sentito prima l'esame istologico in tutte le situazioni in cui noi facciamo recupero, ma è vero che lo si fa? Cioè, non è rischioso fare una valutazione istologica su campioni, su situazioni in cui noi stiamo cercando all'ultimo spasimo lo spermatozoo? A me è capitato di incontrare anche delle situazioni con pazienti che tornavano da me in cui c'era stata una valutazione istologica da una parte in cui veniva denunciata la presenza di spermatozoi, di contro i biologi, i microbiologi non avevano trovato nulla. E su qui poi il discorso diventa anche un Vuoi discorso rispondere? medico-legale Io col ho una paziente. risposta proprio rapidissima. Io penso che sia fondamentale farlo. Mi rendo conto che c'è questa opzione che però è rarissima, cioè è molto difficile che nell'istologico ci sia uno spermatozoo che i biologi non hanno trovato, ma è un'informazione utile per il clinico, a parte adesso i risvolti medico-legali. È chiaro, uno dice poi così c'ho i problemi. Perché in quel soggetto io potrei riprogrammare un prelievo in un secondo tempo. Se l'istologia mi ha detto che ci sono, può essere che ci sia stato un problema col laboratorio. Questo era un Klinefelter a mosaico con un FSH di 35, vai a Oppure potrebbe riprogrammargli darsi che un altro recupero testicolare, perché devi essere molto coraggioso, secondo me. sono comunque due campioni che vengono da due aree del testicolo diverse, anche se vicine, e quindi potrebbe benissimo darsi che in quell'area lì io non ho nessun problema se un istologo È il motivo per succede. cui chiedo, cioè conviene fare una valutazione istologica? Questo Guarda, qualunque Assolutamente paziente che viene certo. Ma recuperato, no, anche cioè, con l'istologico, io sono posso? Allora, noi contenta. facciamo tante criotesticolari dedicate alla crioconservazione. E sempre c'è un frammento di parenchima che va all'istologo. Direi che quasi mai le due valutazioni combaciano, cioè la mia con la loro. Ma non perché non siano bravi loro, non sia brava io. In generale loro non trovano zoi, io li trovo. Di solito I è l'opposto, frammenti di ma se parenchima. succede l'incontrario? No, ma aspetta, i frammenti di parenchima sono diversi, quindi non è che io valido loro e loro me. Sono due realtà differenti, quindi, però non ci stupiamo né dell'una cosa né dell'altra. Allora, l'esame istologico credo che sia fondamentale, come è fondamentale in qualunque parte del corpo tu prendi una biopsia. Per due motivi, primo per fugare, come ha fatto vedere prima, il rischio di tumore, ma secondo perché è l'unico modo per fare una diagnosi, cioè l'unico modo per fare una diagnosi di quale tipo di e che tipo di azoospermia è, e inoltre è l'unico modo che predice la possibilità, ecco, che percentuale di recupero di spermatozoi. Questo è un lavoro che abbiamo fatto nel 97, che è tuttora è uno dei lavori più citati. I fattori predittivi di recupero ovocitario dipendono unicamente o prevalentemente in maniera significativa con il quadro istologico che tu trovi. Quindi prego? Non sei d'accordo? Assolutamente. Come? Secondo me non esistono, secondo me, secondo la letteratura, non esistono fattori predittivi di recupero di zoi. Non è il volume testicolare, non è l'FSH, non è. Human Reproduction Ma è 1997. superato da L'istologico, l'esame sì. istologico. Sì, Che sa il assolutamente. lavoro di Su, cioè del No, gruppo di è superato Schreger, ormai da altri. tanto No, tempo. Lori, non è una garanzia, Loredana, tu hai No, detto bene, cioè non è che con quello assolutamente. sei Non è certo, predittivo. ma la probabilità più alta c'è. Assolutamente. Ma come no? Non è Cioè, sì, predittivo. assolutamente sì. No, no, Se no. hai una Nessun percentuale, valore, ma nessuno di come? questi parametri è predittivo di recupero di zoi. Nessuno, l'FSH, le Nessuno. dimensioni, Le niente, dimensioni, la ginecomastia, niente. Non è l'esame predittivo, istologico. ma hai una percentuale di successo molto più alta. Se tu Poi hai un parliamo di istologico predittività. con l'ipospermatogenesi, tu Hai il sai 100% di che. recupero. Se tu hai un istologico con un arresto maturativo incompleto, c'hai il 40% di recupero. Esatto. Se Se hai tu hai una un SCOS istologico con una completa. SCOS completa, tu c'hai 0% di recupero. Se hai una SCOS mista, c'hai un 20% di recupero. Come no? Cioè, è predittivo solo e solamente se tu hai l'aserto lì. Punto.
pura, cioè la vera Sertoli. Esatto, che nel 4% tutto il resto, arresto maturativo, non ipospermatico, arresto maturativo non è assolutamente spermatocitico, primario, secondario, assolutamente non è predittivo di recupero di zoi. Mai. Ma anche la SCOS non è, cioè, nel senso come la vedi te, anche quella, perché no, tu puoi aver preso un punto. La bibliografia, cioè, sì, come la vedo io, ma è la però la percentuale, cioè, è 15% versus 100% di spermatogenesi. È chiaro che c'è una differenza. Cioè, non fidarsi mai di questi valori predittivi. Però mai. È l'unica cosa che, per esempio, Lori, è l'unica cosa che tu devi dire al paziente. Se tu c'hai un esame istologico e il paziente dice: che cosa devo fare per andare a fare una biopsia? Qual è la mia possibilità? Se c'hai una SCOS pura, gli dici: purtroppo non c'è nessuna possibilità. Se hai una Sertoli mista, c'è un 20% di probabilità di trovarlo. Ma anche perché se hai la Sertoli pura è probabile che tutto il testicolo sia così. Sì, mentre nel certo, caso no. certo. Ma anche nell'arresto maturativo, anche nell'ipospermatogenesi, cose che tu non hai se tu non fai la biopsia. Se tu c'hai 20 di FSH, non puoi dire al paziente: non facciamo la biopsia perché c'hai 20. Appunto, cioè, però. Se hai 2 ml di testicolo, non puoi dire al paziente. Assolutamente. Non è predittivo affatto. Assolutamente. Però hai anche fatto la diagnosi tra zoospermia ostruttiva e non ostruttiva. No, stiamo parlando di secretiva. Io sto parlando di secretiva. Sì. Andiamo avanti. Vabbè. Ok. Filippo, volevi fare il provoker? Provoker. Io il provoker lo faccio nell'ultimo spunto. Siccome sono un ginecologo, proprio io ho 2 cappelli, perché Herman ha la stessa mia età e quando io stavo là lui era il giovane ricercatore e il giovane resident, e quindi abbiamo iniziato insieme con Sherman Silver questo percorso. Quindi quando il paziente viene da te e ti chiede qual è la possibilità che poi mia moglie rimanga in gravidanza, e tu gli dici quelle percentuali, ma quelle percentuali dipendono dall'età della donna, poi sono limitatamente alla possibilità di fare spermatozoi. Poi ci sono 2 fattori che sono fondamentali. Quindi quando tu dici il 15%, 15% non vuol dire niente. Perché il 15% può essere enormemente alto o può essere enormemente basso. Quindi dipendono da 2 fattori: dall'età della donna, che c'ha 2 età la donna, c'ha l'età anagrafica e l'età biologica, e che hanno 2 significati completamente diversi. E poi dipende da dove tu fai la procedura, quindi dal fattore estrinseco del laboratorio, perché se tu hai un laboratorio di alto livello i danni estrinseci saranno molto bassi, se tu hai un laboratorio scarso i danni estrinseci saranno altissimi, eppure se c'è una donna di 20 anni con un fattore intrinseco di danno molto basso, quella donna di 20 anni ci avrà nemmeno il 5% di gravidanza. Quindi dire che nelle non ostruttive c'è, cioè, il 15% di gravidanza è assolutamente fuorviante e non corretto. No, ma non l'ho detto io, l'ha detto Tournet, ma non ha detto neanche questo. Lui ha detto, valutando retrospettivamente tutta la casistica, quanti bambini hanno portato a casa le coppie Poi io mi regolo come te, cioè quando c'è la coppia io gli dico la presumibile probabilità di trovare spermatozoi. Già sulla probabilità di avere la gravidanza non mi ci addentro, perché dipende dall'età della donna, detto da 3.000 fattori, dico di questo ne parli col ginecologo, ma ti assicuro che la richiesta 90% certo. È quella: c'ho una possibilità di essere padre di mio figlio? E io certo non è che gli dico no, zero, gli dico a seconda della situazione, se è un Klinefelter molto bassa, nella mia esperienza 30% di recupero, secondo Schlegel 80%, però io non ci credo, lo so, io non ci credo e dico questi valori. Se è un NOA classico, cioè FSH alto, testicoli ex criptorchide, siamo sul 50-60% di probabilità di trovare spermatozoi. Ma bisogna semplicemente informare il paziente e dirgli: questa è la probabilità che noi consegniamo ai biologi di spermatozoi. Poi portarsi a casa un figlio è un'altra cosa. Così come penso sia fondamentale che il ginecologo che casualmente vede il paziente con una vasectomia, per esempio, con una genesia dei deferenti, piuttosto che proporgli d'amblè un'eterologa, gli dica: guardi, in effetti noi non lo facciamo, ma c'è un posto dove potrebbero ricostruire i deferenti, oppure fare un ago aspirato con ottime percentuali di successo con l'ICSI omologa. Cioè la forzatura è unificare tutto, dare
diciamo, la soluzione meno costosa, perché l'eterologa, se vogliamo, è meno costosa a tutti, cioè bisogna distinguere caso per caso. Comunque in quella casistica lui aveva il 50% di gravidanza una volta effettuato il transfer, e se guardiamo i nostri database, i pazienti secretori hanno spesso un'età materna molto più bassa. E questo va a compensare perfettamente eventualmente quei difetti dello spermatozoo che, come abbiamo sentito stamattina, possono essere riparati dall'ovocita stesso. E per un pochino in modo provocatorio dico: quella donna non ha fatto tutto quell'iter diagnostico a quale sono soggette le donne infertili senza un fattore così chiaro di infertilità, perché ovviamente in quel caso si va direttamente alla fecondazione assistita senza passare per, no, rapporti mirati, inseminazione intrauterina, tutto quel tempo prezioso che si perde in altre condizioni. In questo caso l'unico vantaggio è che si arriva direttamente alla tecnica di elezione, ovviamente avendo una zoospermia. Bene. L'ultima provocazione tecnica, sempre Giorgio, nell'ago aspirato. Ho visto che tu fai il aspirato, allora a lui, sì, no. Rispondiamo tutte e due. Ho visto l'immagine del, no, perché rientravi sempre nello stesso punto perché avevi fatto l'anestesia. Lì c'ha sullo scroto. Sulla pelle. Sullo scroto. Allora io ti dico, di solito l'anestesia sulla pelle dello scroto non la faccio mai. Faccio la tronculare perché è uguale, cioè, identica. Non è identica, in realtà l'innervazione è diversa, quindi sente, cioè, è uguale il dolore dell'anestetico e dell'ago che entra nella pelle. Sì, ma poi c'è, tu quando tu esci in aspirazione, e quando tu esci nello spazio in cui hai iniettato l'anestetico locale, tu inevitabilmente ti aspiri dell'anestetico locale. Anche. Quindi no, quello l'avevo fatto per motivi didattici, ma di solito non lo uso mai l'anestetico sulla cute, utilizzo la tronculare, punto e basta. Poi sì, l'anestesia tronculare è diversa innervazione, quindi sente un l'ho fatta per fare vedere che alcuni la fanno, ma in realtà io non la faccio mai quella sulla cute. Il dettaglio della sede è che il testicolo sotto si può spostare, quindi tu invece puoi in qualche modo differenziare la sede del testicolo dove vai ago aspirare, anche se per me, cioè, la proposta di Turek è folle, cioè di fare 20 prelievi nel testicolo, è molto meglio a questo punto un unico prelievo di tese. Se vuoi, ecco, aggiungere qualcosa. No, assolutamente d'accordo, tant'è che noi personalmente facciamo la tese anche non facciamo l'ago aspirato negli ostruiti, perché comunque ci permette di avere un esame istologico, ci permette di controllare meglio l'emostasi. Per uno che ha disponibilità di sala operatoria, penso che sia una tese sia anche ideale. Ma secondo me però è un po' esagerato questo atteggiamento, perché hai un ostruito con una genesia differenziale, una cistibili di Maria, una bella tese, le recuperi tantissimo, non hai problemi, non apri il testicolo, non fai sia per il paziente, cioè, parlo della tesa, una pesa in realtà, tu mi dicevi che le pese non si fanno più, però in una situazione particolare clinica, ad esempio come questa, io la faccio, e non mi preoccupo della provutazione istologica, come ripeto, mi sembra un po' un cercare. Io sono d'accordo con te, Giovanni, nel senso che devo dire, io parto dalla mesa, abbiamo fatto vedere le foto storiche con Sherman Silber, si facevano le mesa, cioè col microscopio operatore. Quando Filippo è arrivato, mi ricordo, lui dal Belgio dice: no, noi facciamo solo ago aspirati, e noi non è che facevamo più la mesa col microscopio, però un approccio semichirurgico con una piccola incisione, io la chiamavo la mini mesa, la facevamo per recuperare meglio di più. Indubbiamente vi dico che mi sono adeguato anch'io in un caso di ostruzione certa, tipo una genesia deferenti, faccio l'ago aspirato testicolare inizio, e il secondo prelievo lo faccio dalla testa dell'epididimo, quindi pesa, con recuperi che sono veramente di milioni. Posso fare un'altra domanda che è da moderatore un po' provocatore, ma è una domanda che rivolgo alle microbiologhe: è vero che dei tubuli dilatati troviamo più spermatozoi o troviamo spermatozoi rispetto, c'è qualcuno che ha esperienza su questo tipo di recupero?
il tubulo dilatato che viene trovato nella microtese, che viene prelevato, è effettivamente fonte più ricca di spermatozoi da recuperare, quindi Giovanni, conservare. Se adesso rispondo, perché è una domanda che hai rivolto sicuramente ai biologi, io penso che per rispondere a una cosa del genere ci vuole uno studio, cioè non puoi dire io pensavo che ci fosse già una valutazione combinata chirurgica microbiologica in cui si effettivamente si diceva è vero. Questi tubuli dilatati sono da recuperare sicuramente, sono un segno sicuro di presenza di spermatozoi. Ok, questo è già una cosa che, come ad esempio, non so, potrei continuare, ma per quale motivo non si fa una sezione longitudinale? Tutti i poli superiori e inferiori dei testicoli vengono completamente misconosciuti in una microtese fatta con il gruppo di Weiner che fa la microtese equatoriale, due prelievi biotici, polo superiore e polo inferiore. Si può fare, cioè. Sì, no, certo. Posso aggiungere cosa proponiamo? No, parla. I tubuli dilatati e tubuli sottili. Adesso non so dirti i numeri, e sono numeri sicuramente molto piccoli, però quando abbiamo iniziato con il video che vi ha fatto vedere il professor Giorgio Franco, insomma, di questa distinzione di tubuli dilatati, noi addirittura, ti ricordi Mirko, li congelavamo separatamente perché nei tubuli dilatati trovavamo una spermatogenesi migliore, cioè un recupero leggermente superiore rispetto ai sottili, quindi addirittura facevamo una distinzione sulle paillette, tubuli dilatati, tubuli sottili, però ovviamente cosa. Sono numeri molto piccoli della nostra esperienza. Potrebbe essere una segnalazione, diciamo, esatto. È importante. Sì, sì. Chi in aula fa la microtese? Chi in aula fa la microtese? Due. Vabbè, però sono quasi tutti biologi. Gli andrologi sono pochi. Vabbè, ma anche se è un biologo. Ah, cioè, quindi anche gruppi che fanno la microtese, certo. Salve, volevo fare una domanda, se avete a disposizione dati cicli risolti con successo utilizzando spermatozoi prelevati dal testicolo dopo scongelamento. Sempre? Sì. È la routine. È la routine. Cioè, il andare a fare, questa qui era un'altra provocazione che volevo, perché prima l'aveva detto il collega, cioè andare a fare una stimolazione in un azzo spermico in cui tu non hai fatto diagnosi, esatto. Non è, secondo me, deontologicamente corretto. Quindi prima devi essere sicuro che c'è gli spermatozoi e poi dopo fai una stimolazione. Sì, però la mia domanda era se esiste differenza nel successo, no. Voglio dire, l'ottenimento tra fresco e congelato, no. Utilizzando come fresco o congelato. No. Ce l'ho. No. Ce l'ho. Ok, grazie. Yes. Volevo dire alla Filomena che utilizzare il blu d'anilina non è proprio il massimo. Cioè una colorazione vecchia come il cucco che usavamo vent'anni fa e che non è che ci dica granché. No, la colorazione lo so che è una cosa vecchia. No, ma siccome te hai detto cioè mettiamo speranze per capire, ho capito male. In realtà è una cosa che è vero che è vecchia come, non lo so, ma è una cosa che in generale è un dato in più che uno può considerare indipendentemente da quello che poi avviene. Insomma, è proprio una cosa proprio. Non, magari abbastanza. Non se l'aspetta, perché ultimamente, a parte che su questa parte della, in qualche modo, della condensazione, il blu di anilina, le protammine, insomma, c'è tutto un campo in evoluzione. Sicuramente. È proprio per quello che lo dico. Sicuramente sì, non è il singolo dato che poi va a chiarire questa situazione, però uno potrebbe comunque tenerlo in considerazione come dato diagnostico. No, eccoli, hai usato proprio una parola che non va mica bene, non è affatto diagnostico, no. Valutativo, esplicativo. Io volevo solo finire dicendo quello che hai detto tu, Filippo, che le linee guida, le flowchart che si trovano in letteratura dicono che in un paziente azospermico secretorio o secretivo, adesso mi viene un dubbio,
La flow chart sarebbe quella del recupero degli spermatozoi, proprio per le evidenze che fanno vedere il tasso di fertilizzazione e di sviluppo embrionale non è diverso tra fresco e congelato, e quello di prevedere la stimolazione ormonale e il prelievo ovocitario soltanto dopo aver recuperato gli spermatozoi, appunto perché abbiamo visto prima solo 40% dei pazienti troveranno gli spermatozoi, abbiamo evitato a 60 donne su 100 di fare una stimolazione, perché se la scelta poi è l'eterologa, l'iter potrebbe essere completamente diverso, anche di inseminazione, che forse l'ultima indicazione all'inseminazione intrauterina è proprio l'eterologa. Adesso invece negli Stati Uniti c'è un'altra idea di quello, perché abbiamo detto che le donne non sono tutte uguali, la riserva ovarica e l'età è qualcosa che potrebbe influire moltissimo sui risultati successivi, e quindi qualcuno propone invece l'accumulo e la crioconservazione degli ovociti, così tanto per raccontarvi come si stanno muovendo le cose, e poi effettuare la raccolta di spermatozoi così pochi e così rari solo dopo aver avuto una riserva, messo da parte una riserva di ovociti. Insomma, qui c'è un bilanciamento, no, tra la donna e l'uomo, che va fatto secondo me a seconda proprio della patologia. Ok, grazie, e ci muoviamo alla prossima ed ultima